Socio col diretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di campagna amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di campagna amica. Io guardi, approfitto di lei Presidente per fargli l'ultima domanda, perché poi so che sarà super impegnato nell'ammirare e conoscere ancora meglio gli stand della Coldiretti, che già immagino... Devo approfittare per fare la spesa proprio. Ah, ecco, che è la cosa migliore. Però si parla tanto di continuità territoriale. Sì. Io quest'estate ho... quando c'è stata la, per intenderci, la cittadinanza data a Vecchioni, la cittadinanza di Mamoiada, ma poi quella sarda in realtà, ho parlato veramente con tantissimi turisti e tutti si lamentavano di una sola cosa: il caro traghetti. Ma è possibile che una regione come la Sardegna, una regione turistica così importante, abbia problemi di questo tipo? Purtroppo sì, sono problemi antichi sui quali negli anni non si è riusciti a trovare una soluzione all'altezza. Noi abbiamo deciso di fare un'inversione di tendenza totale. Abbiamo sul fronte della continuità territoriale marittima, abbiamo varato la flotta sarda, abbiamo fatto l'esperimento per 2 anni con la Saremar, abbiamo varato in Consiglio regionale una legge che istituisce la flotta sarda. In questo momento la legge è all'Europa, perché purtroppo esistono queste regole e noi non possiamo partire finché non abbiamo l'ok dell'Europa. Nel frattempo abbiamo condotto una guerra senza precedenti contro i cosiddetti signori del mare, li abbiamo denunciati all'antitrust, abbiamo vinto, abbiamo avuto ragione, loro hanno avuto una sanzione di 8 milioni di euro, poi ci siamo rivolti alla Corte Costituzionale per avere a pieno titolo e diritto la partecipazione alle decisioni sulla Convenzione Tirrenia e anche in questo caso la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Continuiamo a combattere e speriamo soprattutto di poter avere presto la decisione dell'Europa per far partire la flotta sarda. Poi c'è la continuità territoriale aerea e anche su quella abbiamo fatto una scelta totalmente diversa, abbiamo deciso di dare la continuità territoriale aperta a tutti per 9 mesi l'anno. Questo significa che anche i turisti potranno venire a un prezzo accessibile, si parla di 60-70 euro per venire in Sardegna, e questo darà una grande boccata d'ossigeno alla nostra economia e al nostro turismo.